Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti alla Fantanalisi del martedì. È Emiliano Ginestrini che vi parla, puntuali, per scoprire quello che è accaduto nei tre fantacalci che sono di pertinenza della nostra trasmissione. Partiamo da www.magicmanager.org. Quello che vi ho letto è innanzitutto un sito che vi invito a visitare, che è gestito dall'amico Antonino Sampugnaro, che salutiamo. Lo stesso sito, stesso nome, www.magicmanager.org, è il nome della Lega che potete trovare sulla piattaforma webfantacalcio.it. È una Lega, lo ricordiamo, di 35 partecipanti. In questa settimana ha fatto benissimo e mi fa piacere dirlo a chiare note, la formazione che gestiamo in collaborazione con il nostro direttore Stefano Dini, che prende il nome di 10 più Jolly. La 10 più Jolly vince la classifica settimanale con 95,5 punti e sopravanza di ben 4,5 punti la seconda classificata FC Alexia. Questo anche importante i suoi movimenti nella classifica generale, dove lo ricordiamo, si premeranno a fine stagione le prime quattro squadre. Si riporta in testa, così come nella prima giornata, la Brighton & Hove di Joshua Baldock a 242 punti, ma è tallonata a mezzo punto da molto vicino da Antonino Sampugnaro, che è appunto l'organizzatore del Fantacalcio. Sale al terzo posto anche il veterano, diciamo uno dei veterani di questi Fantacalci, è Sebastiano Mignosa, 237 punti. Quarto sale la 10 più Jolly che prima navigava sotto il 20° posto grazie alla performance settimanale. La 10 più Jolly ha 236 punti ed è quarta in classifica. Vi leggo anche la formazione con la quale la 10 più Jolly ha vinto questa settimana: Reina, portieri, bonus imbattibilità, difesa 3, Rodriguez, De Vrij in gol, Bonucci. Poi a centrocampo Strootman, Pjanic che è andato in gol, Hamsik che è andato in gol anche lui e José Mauro in bel 7. In attacco Immobile, Icardi e Higuaín, per questi due ultimi due una doppietta ciascuno. 95,5, ripetiamo il punteggio settimanale. Quarto posto per la 10 più Jolly di Stefano Dini ed Emiliano Ginestrini, 236 punti. Quinto posto sale FC Alexia di Alberto Battiato, 233. Sesto, anche egli in salita, Yoga Bonito dei fratelli Bruno, 232,5. Settimo scende la Dejem 23 di Michael Di Salvo, 232. Ottavo, un'altra squadra di Sebastiano Mignosa, la Furia Cieca, 231. Nono scende la Hollywood di Elia Gaddi, 229,5. Decimo scende i Corleonesi, sempre di Alberto Battiato, 229 punti. Questi sono i primi 10, appunto separati tra primo e decimo di 13 punti. L'ultimo invece è la del Piero Fantasy di Concetto Carrasi a 208,5. Quindi ci sono 24, 34 punti tra il primo e il 35esimo di questa classifica. Il fantacalcio di cui sto parlando non si svolge soltanto come una lega tutti contro tutti, con una classifica generale a somma punti, ma è anche scontri diretti in tre gironi, anche coppa. Ci sono fino alla 30ª giornata appunto scontri diretti con le regole delle fasce di punteggio, come i fantacalci che funzionano con i gironi all'italiana, e la 30ª giornata poi le 8 migliori andranno a fare la fase eliminazione diretta. Vi leggo i risultati della terza giornata di Coppa. Il girone A: Brighton & Hove batte Davengers 4-3, Fantardore perde in casa contro Furia Cieca 3-4, Dejem 23 AS Roma 2-3, www.borsgiochi FC Lomat 2-4, FC Alexia Totonauli 5-2, quindi nessun pareggio nel girone A. Girone B: i Corleonesi batte The Walking Dead 3-2, pirotecnico pareggio Alex contro www.stapparadio.it 3-3, Mozart contro Real Crisci 3-3, Real Paramenta Braifà 4-3, Lupetto Sebi 75 3-4. Girone C: AS 89, Leontinoici 5, 2-2, Hollywood Albertix 2-3, 10 più Jolly Diamantina 5-4, Vinny Olib Stella Rossa 2-3,
Del Piero Fantasy batte QWERTY FC 3-2. Vi leggo anche le classifiche delle migliori squadre di ogni girone. Nel girone A comandano tre squadre: FC Alexia, Furia Ceca ed FC Lomat con 7 punti, Deim 23 e quarto con 6. Girone B, 7 punti per Sebi 75, 6 per i Corleonesi, 5 per Real Paramenta, 4 a pari merito per Alex, Real Crisci e Sarnesi. Girone C, Stella Rossa 7 punti, 10 più Jolly, Hollywood ed Albert X 6 punti. Questo è quanto per il fantacalcio www.magicmanager.org. Andiamo a vedere cosa è accaduto per il fantacalcio 10 più Jolly, anche qui terza giornata. Ricordiamo che si premiano i primi 5 della classifica settimanale. Innanzitutto, record assoluto per i partecipanti perché siamo arrivati a 293. Sono andati bene i nostri partecipanti 10 più Jolly, hanno ottenuto 103,4 di punteggio medio. I 128 uomini, 128 donne, scusate, 104,1 punto, si avanzano di parecchio, 165 uomini come media punti, che uomini 102,8, quindi 1,3 punti in più per le donne. La classifica settimanale vede a primo posto Alessandro 0204, a pari merito con un altro Alessandro, Alessandro 2304. Alfonso 13-12, Manuela 09-07, Mina 12-03, 125 punti. Questi ascoltatori vincono una quota della giocata settimanale della redazione. Alessandro 02-04 in particolare ne vince due perché è anche il primo dei nuovi. Complimenti, andiamo a vedere le statistiche di 10 più Jolly. Innanzitutto l'uomo Jolly è stato Higuaín con 16 punti complessivi, uomo più schierato Salah 244, segue il portiere più schierato Buffon 226, il centrocampista più schierato è Hamsik 193, mentre il difensore che ha avuto più preferenze è stato Bonucci con 147. La Roma sopravanza in un duello spettacolare la Juventus come numero di giocatori schierati, Roma 878, Juventus 861, quindi nonostante la Juventus abbia avuto il turno casalingo, la Roma ha avuto più giocatori schierati. Poi le altre seguono a grandissima distanza, a 300 lunghezze, c'è il Napoli di 579, ancora a 276 lunghezze l'Inter con 303, Milan 232, Lazio 172 e Fiorentina 156 sono le squadre che hanno più di 100 giocatori schierati. Poi da notare il grosso scalino che c'è tra la settima, la Fiorentina 156 e l'ottava che è Genoa con 19 giocatori. Vi dicevo che i nostri ascoltatori sono stati abbastanza bravi, lo testimonia anche l'indice di rotazione di Sperman, che quando è positivo indica che i nostri ascoltatori sono andati bene. Può avere dal minimo di meno 1 al massimo di 1 questa settimana di 0,13. La formazione ideale di questa settimana è Rennen Porta 3-3-4 per i giocatori di campo, Costa 13,5, De Vrij 13 e Masiello 12 sono i difensori, Kessié, Di Francesco e Hamsik sono i centrocampisti, Icardi, Totti, Callejon e Higuaín come Pomojolly sono gli attaccanti. Questa squadra avrebbe ottenuto il punteggio massimo di questa settimana ottenibile che è 158,5. Il vincitore Alessandro ne ha conquistati 125, quindi la bellezza è del 78,9% sulla quota generale. Vediamo questa formazione di Alessandro: Buffon in porta, qui ha subito gol, non è la migliore scelta possibile. Poi Bonucci, Perez e De Vrij andati in gol, quindi a 13 punti, compreso il bonus di 2 punti per il difensore. Banega, Perotti, assist, Hamsik andato in gol a centrocampo, Bach insufficienza notato dolente, Icardi doppietta, Salah gol, Higuaín doppietta e Pomojolly con i 32 punti, si rivela una carta vincente di Alessandro. Numero di partecipanti che hanno aggiornato la formazione, praticamente tutti, 292 su 293, hanno giocato in 11 233 partecipanti, quindi abbastanza. L'uomo Jolly più schierato è Dybala con 113 che non è andato in gol, seguito da Higuaín con 67, scelta molto azzeccata. Ci sono anche alcuni che hanno schierato dei difensori come Jolly, come Benatia con 6 preferenze, Lichtsteiner con 5 e Bonucci 4.
La distribuzione dei punteggi, l'indice di asimmetria è negativo, meno 0,2, vuol dire che sono più concentrati verso i punteggi alti della distribuzione. Infatti, vediamo che tra 80 e 89,9 ci sono 27 partecipanti, nella fascia tra 90 e 99,9 ce ne sono 24, tra i 100 e 109,9 ce ne sono 180. Più di 110 punti ci sono 61 partecipanti, quindi c'è un grande addensamento tra 100 e 109,9 punti. Guadagna due posizioni nella classifica generale Salvatore 28,03 con 90 posizioni guadagnate, ne perde più di tutte Alessandro 19,02 con meno 139 punti. Classifica generale che vede al comando Rosa 0808 che dalla prima giornata sta in una mini fuga. Vediamo se saprà fare quello che ha fatto la stagione scorsa Augusta che è partita prima e non si è fermata più. Rosa ha ben 12 punti, 336 contro 324 sul secondo classificato Luigi 11-12 che sale di due posizioni rispetto alla settimana precedente. Ne perdono una, Claudio 18,01, 321,5, Maurizio 12,08, 319,5, sale di una, Emiliano 0,206 con 319 punti. Sesta, Lucia 24,07, 313,5 punti, 5 posizioni guadagnate, buon avanzamento. Come buon avanzamento c'è la Ettore 26,02 con 311 punti e 6 posizioni guadagnate. Paolo 30,04, 309,5 a pari merito di Rosario 08,10, ne perde una, così come Francesco 07,12, decimo a 309 punti. Attenzione perché i premiati saranno 15 questa stagione, quindi la zona premi è fino al 15° posto. C'è all'11° Fabio 15,08 con 308,5 punti, ne guadagna 3. Poi una sfilza di partecipanti dal 13° posto a pari merito, ne leggo alcuni: Alessandro 13,11, Andrina 18,04, Aaron 14,03 con 308 punti, ma poi ce ne sono moltissimi altri. Classifica completa, che tabellini completi che potete trovare già aggiornato sul sito del gioco che è www.10piujolly.it. Vi ricordo come è scritto sul sito, dove ci sono anche i nuovi premi messi in palio. Vi ricordo che la prossima settimana c'è cioè l'anticipo venerdì Sampdoria Milan. Le formazioni potranno essere date entro le 24 di venerdì, perché per Sampdoria Milan ci sarà il sego lirico. Chi vorrà schierare i giocatori di Sampdoria e Milan prenderà un punteggio complessivo pari a 6, senza bonus per i difensori, per i centrocampisti. L'unico bonus è il raddoppio del punteggio dell'Omaggioli che prenderebbe 12, quindi valutate se vi conviene schierare un portiere che prende 6 sicuramente, che non prende il bonus di imbattibilità, rispetto a rischiare un portiere che potrebbe prendere il bonus di imbattibilità e prendere di più di 6, ma anche prendere un gol e quindi prendere meno di 6. Questo quindi è quanto per 10 più jolly, ma questa settimana è partito anche il fantacalcio dell'Avigoro Sporting Center, nostro sponsor, nostro grande sponsor che accompagna anche 10 più jolly da ormai 4 anni. Vi ricordo che Avigoro Sporting Center stiamo parlando del più grande centro sportivo di Roma. C'è la piscina, c'è la palestra, c'è la sala benessere, ci sono i campi da calcio e da calcetto. Io per fare l'asta del Fantacalcio sono andato nella zona dei campi da calcio, non l'ho mai visitato, ma anche lì si apre un mondo, diciamo, mondo immenso, immerso nel verde. L'Avigoro Sporting Center, ricordiamo che è a Roma, in zona Colli Anieni, in via Grotta di Gregna 100. Non potete fare a meno di visitarla se siete della capitale. Questa lega è composta anche quest'anno di 10 partecipanti. Io ne faccio parte. Dopo l'anno sabbatico che mi ero preso l'anno scorso, c'è stata l'asta molto accanita sabato scorso mattina. Che ne è uscito vincitore? Ma sicuramente la squadra di Finschi, che è riuscita nella titanica impresa quasi impossibile di acquisire Higuaín e Dybala, entrambi lui. Ci sono state anche delle contestazioni a Delfino, che avendo più crediti non ha rilanciato per Higuaín e ha concesso a Fischi, appunto, che aveva più crediti dopo di lui, di prendere entrambi gli attaccanti. E
E Fischer è il favorito d'obbligo di questa stagione, anche se diciamo, avere gli attaccanti più forti non è sufficiente a questo fantacalcio, perché ci sono dei bonus per i giocatori che vincono e malus per quelli che perdono di 0,5, più i bonus per chi mette la difesa, prende il giocatore, c'è cioè mezzo punto in più per il difensore messo. E quindi sì, comunque la coppia gol promette scintille, quindi nonostante ciò Fischer è favorito. Per il resto c'è un livellamento, non c'è nessuna squadra che si staglia secondo me dietro Fischi ad un livello maggiore degli altri. Si valuterà dopo, cioè chi tra gli attaccanti teoricamente tutti di prima fascia farà più gol degli altri e chi tra difensori di grande squadra va meno infortuni e così via. Questa settimana c'è stata la sospensione della partita Genoa-Fiorentina, quindi per quanto riguarda la classifica del campionato si aspetteranno i voti del recupero quando verrà fatto. Per la Coppa invece, dovendosi chiudere dopo 9 giornate, si è dato il sia politico ai giocatori schierati di Genoa e Fiorentina. Abbiamo questi punteggi: Fogliani 80,5, miglior punteggio settimanale, Fischi e Vidulli 77, poi Perconti 74, Rota 73, Delfino e Ginestrini 71, Tini 69, Sabaduccio e Deliseo 63,5. Ricordiamo che gli ultimi due dopo 9 giornate vengono eliminati. La miglior punteggio è stato dunque quello di Fogliani, che ha schierato Szczęsny, De Vrij, Molinaro, Gulam, Savonara, Birsa, Benassi, Badu, Icardi, Felipe Anderson e Maccaroni. Sicuramente hanno inciso la doppietta di Icardi e De Vrij rispetto ai bonus malus della squadra vincente, perché ha parecchi giocatori che hanno pareggiato o perso, come Molinaro, Birsa, Benassi, no, Felipe Anderson che hanno pareggiato o perso. Quindi Fogliani è primo in Coppa, per il resto, per le altre classifiche, si rimanda alla prossima settimana, dove se non ci saranno partite sospese, avremo anche la prima classifica parziale del Fantacalcio Vigo Sporting Center. Vi ricordo via Grotta di Gregna 100 Roma. Prima di chiudere, chiudiamo come sempre con le statistiche sui giocatori di Serie A per media voto. Media voto Gazzetta, quindi non influenzate da bonus e malus. Vediamo che tra portieri comanda Lazzarini e della Fiorentina, siamo a Festa del Crotone 7 di media. Poi Donnarumma del Milan, nonostante fosse sia tra portieri che ha subito più gol, ha una bella media voto del 6,83. I peggiori portieri sono Tatarusano e Sturari 5,5, Sportiello 5,33, Hart 5, che ha bagnato con un mezzo errore il suo esordio. Difensori: Gamberini e Benatia 7, Masiello dell'Atalanta 6,75, peggiori 2, Dodò e Ranocchia con 4, miglior centrocampista Pjanic 7,5, poi Khedira 7,17, Mauri dell'Empoli, Mertens 7. Peggiori centrocampisti sono Stojan del Crotone, Kučka, Jagielo e Maiello dell'Empoli 5, e poi il peggiore in assoluto è Carmona dell'Atalanta 4,5 per lui. Miglior attaccante, grazie all'ennesima performance fatta da subentrato la scorsa domenica, è Totti della Roma con 8, Muriel segue con 7,17, poi Higuaín, Belotti e Berardi 7. I peggiori 3 sono Balog del Palermo, Ocampos, Peñaranda dell'Udinese e Iemmello del Sassuolo con 5. Tenete d'occhio anche gli assi, i gol, scusate, ci sono i gol che è il bonus principale dei fantacalci e vede a tal proposito alla prima posizione della classifica marcatori Calleon, Belotti e Kessié 4 gol, poi Perotti, Icardi, Bacca e Higuaín 3. Perotti e Kessié tra l'altro centrocampisti del nostro gioco, quindi oltre ai gol prenderà anche il bonus sia per il fantacalcio www.manager.org ma anche per Decipi Jolly che si avvale con Risse Gazzetta. Migliori assist, anche gli assist danno un punto, quindi tenete d'occhio la classifica degli assist man, che vede al comando a pari merito Pasqual, Ilicic, Dybala, De Silvestri, Molinaro e Zampano Pescara a 2. Come gol subiti invece i portieri che danno più malus finora sono Sportiello e Donnarumma con 7 gol subiti, Bizzarri e Storari con 6. Questo è quanto per il Decimi Jolly odierno, Decimi Jolly che vi ricordo tornerà puntuale martedì
alle 20:15, qualcosa prima, che ci saranno anche gli anticipi, per darvi i risultati della quarta giornata dei nostri fantacalci. Le nostre trasmissioni, vi ricordo ancora una volta, sono ascoltabili sia in diretta martedì alle 20:15, sia in podcast sul gruppo stapparadio.it di Facebook o sul canale YouTube dal quale potete accedere dall'indirizzo dall'indirizzo www.stapparadio.it. Visitate il sito dei 10 Fagiolli, ci sono tutti i risultati aggiornati, così come la lega www.matchmanager.org su piattaforma web Fantacalcio. Non ho altro da ricordarvi se non ringraziarvi e raccomandarvi di essere presenti anche nei prossimi appuntamenti. Ciao da Emiliano Ginestrini.